my boy is dagger. Oh yeah. Buonasera da Umberto Techini e benvenuti a questa 19ª puntata di Lampa e Stampa. Con noi in studio questa sera un parterre di eccezione, molti ospiti, cominciamo a presentarli, al solito i due delle meraviglie, Salvo Bianchetti e Melolecci. Buonasera ragazzi, bentornati. Buonasera Umberto. Tutto bene? Tutto a posto. A posto, perfetto. Al centro, in mezzo a loro, abbiamo Antonio Ferlito, in arte Lito, voce e chitarra dei Brigandini. Buonasera Antonio e benvenuto. Buonasera Techini, buonasera. Questa sera ci commenterai la partita del Catania contro... Sì. Il Napoli, ok? Anche bellissimo. Tu. Ero al San Paolo. Eri al San Paolo direttamente, quindi sì, proprio sotto il ponte. Va bene, sotto il ponte. Sì, a Gravina. A Gravina, perfetto. Anche io ero da quelle parti. Bene, a mano manca presentiamo il magnifico rettore dell'Università di Catania, Attilio Scuderi. Buonasera Attilio. Buonasera Umberto. Ritornato. Buonasera Umberto, ben ritornato. Grazie. Ti ritrovo di nuovo in forma e in salute. Perfetto, stasera al solito ci illustrerà il Pacci Prim. Sì, stasera è un po' particolare. Bene, andiamo alla postazione email in questo bel tavolino. Presentiamo Adriana, bentornata Adriana. Poi qui accanto a me il sempreverde direttore Michele. Buonasera. Ciao, direttore. Ciao Umberto, bentornato, grazie per il sempreverde. Sì. Accanto a me uno stagista. Si cimenterà per la prima volta dandoci i risultati del campionato di Serie D. Gli passo subito cuffia e microfono. Passagli la cuffia. Sì, vediamo questo campionato di Serie D oggi. Buonasera. Buonasera Umberto, sì. Oggi gara attesissima in Serie D, Battipagliese Ficarazzi. Ah, una partita molto attesa da migliaia di tifosi. Sì. Bene, andiamo allora quindi ad analizzare la partita. Scusa Umberto, sì, è Adriana, appena arrivata un'email, magari lo facciamo leggere allo stagista. Sì, sì. Chi è che allora, ci scrive un certo Barbaro da Paternò e chiede a Lito. Guarda Lito. Antonio. So che sei un appassionato di calcio ed hai giocato anche ad alti livelli. Mio padre mi ha detto che sei stato la bandiera del Monaco di Barriera. Monaco di Barriera, sì. Te lo confermi? Sì, sì, confermo. Ho mosso i primi passi da calciatore provetto, appunto quando ho fatto gli esordienti nel Monaco di Barriera. E lì ho fatto diciamo tutta la trafila, ho fatto allievi, under 18. E poi mi ricordo che ti ho avuto anche nello Spartak Mascali, quando eri ancora più piccolo nel Buccini. Sì, no, ero un centravanti di spinta, piccola sfumatura. Perché mister Alecci credeva molto in me e mi diceva sempre di spingere sulla e fascia. E di essere più pippante sulla fascia. E soprattutto pippante, io avevo naso per il gol, perciò avevo... Era pippante per questo. Sì, pippavo con quel fiuto che avevo, diciamo, riuscivo a fare cose inimmaginabili. Neanche Maradona. Ah, neanche Maradona, quindi eri paragonabile a Maradona. Di Nasca, superiore. Sicuro. Di Nasca sì. Di Nasca, sì, perfetto. Va bene. La Nasca d'Oro ti chiamava. Nasca d'Oro, non il Pibe d'Oro, la Nasca d'Oro, perfetto. Facevo coppia con Califano dell'Ischia pure. Califano giocava nell'Ischia? Sì. Sì. Questo piccolo particolare non lo conoscevamo. Bene, grazie per questa sfumatura. Abbiamo qualche aggiornamento? No, ancora tutto 0-0, fermo sullo 0-0. Va bene. Sì, mi ricordo anche che io con noi tre, con Lito, siamo molto amici, facciamo il fantacaccio assieme. Mi ricordo che Lito si è svenato per comprarsi l'attaccante della Roma sfatto. Sì, perché doveva fare la coppia d'attacco con Okaka e Pamma, è una coppia veramente incredibile. È una coppia eccezionale. E attenzione Umberto, Umberto, sblocca il risultato. Il risultato Cucureddo. Che ha segnato Cucureddo? Sì, da 80 fortissimo. Metri per la Battipagliese. Da dove ha segnato? Da 80 metri. Dagli 81. Ha dagli spalti o dagli spogliatoi? Una cosa del genere. Vabbè. Vicino. Benissimo. Antonio, so che vai spesso in Francia a trovare la fidanzata, se non sbaglio, giusto? Sì, ho una fidanzata anche francese. Fidanzata francese, perché secondo me... Diciamo, la Francia è sempre stata culla di cultura, anche nel calcio, nel Paris Saint-Germain, certo. Si mana gli sceicchi, dimmi. Mi ricordo che ha avuto anche problemi di igiene intima con la ragazza. Sì, lo so, tant'è vero che adesso il Paris Saint-Germain non ha più lo sponsor RTL, ma quello Cesame. Perché sì, stanno importando, diciamo, stanno esportando dall'Italia i bidet, e i francesi che non sono gli ultimi arrivati, certo. Stanno importando il bidet. Era ora, diciamo, perché capitava anche i giocatori francesi nelle squadre. Sì. Ecco, tutti gnasciati, molto bene, molto esplicito. Infatti Salvo. Molti formaggi tra i più sono francesi. Sì, Gorgonzola poi? Sì, Sgorgonzola. E noi, a proposito di Francia, visto che siamo in tema francese, ci colleghiamo con il nostro inviato a Parigi, Nino Randazzo. Ci sei Nino? A te la linea. Sì, bonsoir Umberto, dal vostro Nino Randazzo, sono qui sugli Champs de Mars, Tour Eiffel. Abbiamo ricevuto questa settimana un sacco di mail di insulti da parte dei tifosi del Palermo per l'ultima intervista fatta a Pastore,
ma questa volta il vostro Nino Randazzo è riuscito ad intervistare il vero Gian Pastore, lo abbiamo qua con noi. Purtroppo gli farò solo una domanda perché lui deve andare di fretta. Javier, Zamparini l'a dit que pour la faute des Pioli, il aura mangé un con. Qu'est-ce que tu penses de Zamparini? Et selon toi, ce qui arrive avant entre le Catania et le Palermo? Sto chiedendo appunto a Pastore che Zamparini appunto per l'ora di Pioli avrebbe mangiato un testicolo e che cosa pensa appunto di Zamparini del mercato e chi secondo lui arriverà prima tra il Catania e il Palermo. No, a me mi produce molta felicità. Sono molto felice che Zamparini una volta ogni tanto si accorge dei suoi errori. Lui è uno con le palle. Non può mangiarsela ad ogni errore, se no non l'avrebbe più già da un bel pezzo. Meglio allora che continua a mangiare allenatori, no? Tra Catania e Palermo io spero sempre nel Palermo, ma quest'anno la vedo dura. Il Catania è più forte. Bene, grazie Nino per questo tuo contributo da Parigi. Adesso chiediamo allo stagista se c'è qualche aggiornamento in termini di partita. Sì, adesso arriva. È arrivato adesso? Sì. Che partita si tratta? Forza d'Agro. Acque sì, dolci. Acque dolci del Fasano? No. Sì, è stata sospesa per impraticabilità del campo. Sì. Ma dove stanno giocando? Acque dolci. Ad Acque dolci, perfetto, va bene. Per concludere questa prima parte, Lito, chiedo a te, qual è il giocatore del Catania che più ti entusiasma, che ti piace di più, e invece un giocatore che ti fa fare sangue acqua? Ma sicuramente il giocatore che più mi entusiasma in questo momento è Gomez. Gomez. Il tuppetto. Benissimo. Gomez perché è al tempo stesso è lui che mi fa dannare perché sotto porta è poco concreto. Ah, quindi l'uno e l'altro. Sì. Quindi un giocatore ambivalente per te. Esatto, bisex. Esatto. Perfetto. Bisex. Va bene, io direi che per questa prima parte di Lampa e Stampa è tutto. Nuovamente a linea gli studi di Rossi Azzurri. A dopo. Oh.